Zombie Apocalypse. Eccoci qui ragazzi, bentornati su Monte Dronica Passione. Oggi abbiamo finalmente un nuovo gran pacco da aprire. Ho deciso di aggiungere alla mia Artillery Sidewinder X1 la sorellina minore. Andiamo a fare l'unboxing e vediamo cosa c'è dentro. Apriamo il pacco. Già dal pacco si può intuire quanto sia molto più piccola rispetto alla sua sorella maggiore. La scatola della Sidewinder X1 era veramente immensa. Questa è piccolina ed è anche leggera, non pesa nemmeno tanto. Solito tipo di imbottitura presente anche nella sorella maggiore. Come sempre Artillery si distingue soprattutto per l'ottimo imballaggio delle proprie stampanti. Vengono spedite in maniera sempre impeccabile, assolutamente ben tutto sigillato al proprio posto per evitare che ci siano danni durante il trasporto. Ottimo veramente l'imballaggio come sempre. Procediamo, dai. Allora, troviamo qua il manuale di installazione. Ben fatto, rispetto a quello della sorella maggiore, l'X1, devo dire la verità, qui c'è proprio un bel libretto di istruzioni, cosa che non c'era invece nella Sidewinder X1. Poi qua togliamo il primo imballaggio, abbiamo il suo cavo, che andremo poi a vedere bene in dettaglio come andrà montato, il portabobina. Solleviamo, c'è una maniglia per tirare, tiriamo. Ecco qua, questa è la struttura. Procediamo, cerchiamo di capire cosa togliere per primo. È arrivato il momento di tirare fuori la stampante, vediamo se riusciamo senza far danni. Ok, perfetto. Qui c'è dentro ancora il cavo di alimentazione, la solita sacca di Artillery con dentro ovviamente le chiavi, che adesso andremo a aprire in dettaglio. Dai, togliamo la scatola. Allora ragazzi, procediamo all'installazione. Come la sorella maggiore ha praticamente poche viti da inserire, per comodità ci posizioniamo in questo modo. Prendiamo la brugola, andiamo a posizionare correttamente l'asse e avvitiamo prima una poi l'altra vite. Questa è la posizione, diciamo, più comoda per avvitare. Mettiamo in posizione anche l'altro asse. Vediamo se siamo dritti, sì. Ok. Montato. Adesso procediamo con gli altri passaggi. Andiamo a tagliare la fascetta. Ok. Anche dall'altra parte. Ok. Perfetto. Poi, abbiamo di lato. Allora andiamo a collegare prima questo. Ok, poi andiamo a collegare questo. Ok, finché sentite il clac, poi vengo da questa parte. Questo cavettino bianco va da questa parte. Non voglio mettermi davanti per non coprire la visuale.
Ok, esattamente l'incastro. Quello nero andava qui, l'ho già collegato. Lo spinotto l'abbiamo messo lì. Adesso andiamo a montare l'estrusore. È veramente molto bello, eh? C'è un'opera d'arte quasi. Va montato con tre viti che non sono qui, quindi suppongo siano all'interno della struccino artillery. Sì, ci sono delle chiavette a brugola e ci sono anche delle viti. Andiamo a tirare fuori esattamente tre viti, eccole qua. Va montate con questa brugolina piccola, perfetto. Appoggiamole qua sul piatto e andiamo a montarlo. Ok, viti in posizione, andiamo a vitarle. Ok, mettiamo questa. Ok, e l'ultima. Ok, viti strette bene, anche l'estrusore l'abbiamo montato. Adesso andiamo a montare il cavetto bone, bellissimo, veramente stupendo, anche perché abbiamo il classico tubicino in teflon dove va inserito il filamento e tutto intorno c'è l'elettronica, quindi non abbiamo praticamente cavi sparsi per la stampante. Allora, controllo solo se c'è una direzione. Penso non ci sia una direzione, vedere il cavetto è uguale da una parte e dall'altra, proviamo a vedere. Allora, inseriamo prima di qua, ok, fino a sentire andare la battuta dentro bene, poi avvitiamo. Ok, scusate, me la giro per comodità. Allora, facciamo la stessa cosa qua, andiamo a vedere dentro bene. Ok, sono dentro in battuta e ok, avvitato bene. Eccoci qui ragazzi, penso di aver montato tutto. Sì, teoricamente la nostra stampante è pronta. Andiamo a togliere il nastro che copre il piatto. Cosa c'è da fare ancora? Ah, c'è da montare il portabobina che va montato in questa posizione. Ok, assolutamente appoggiato così e qua ci appoggeremo la nostra bobina di filamento. Non ci rimane che attaccare il cavo di alimentazione. Voilà, e la stampante è pronta per essere testata. Andremo poi a livellare bene il piatto, facciamo tutte le procedure, dai. Beh, niente da dire, esteticamente è veramente una Ferrari direi una Lamborghini delle stampanti 3D. All'interno dell'imballaggio troviamo sempre il classico astuccetto artillery, dove al suo interno è presente una chiavetta USB con l'adattatore micro SD, perché verrà utilizzata una micro SD da inserire al suo interno. Delle rotelle di scorta, delle fascettine, eccetera, e anche un ecco, c'è anche un nozzle di scorta. Vediamo se è già montato. Sì, ce n'è anche uno di scorta. Poi abbiamo le varie chiavette a brugola con all'interno le viti necessarie per il montaggio, che ho già utilizzato. Il classico cavetto USB per collegarla al computer o un autoprint e una chiavetta classica inglese. Ecco fatto ragazzi, stampante pronta, andiamo a livellare il piatto, facciamo la prima accensione, dai che dite, andiamo a testarla? No, anzi, prima facciamo una cosa, vi metto vicino la Artillery Sidewinder X1 e vediamo un pochettino le dimensioni, vediamo quanto sono differenti una dall'altra. Eccoci qui ragazzi, di fronte a voi vedete le due stampanti di casa Artillery, la sorella maggiore dell'Artillery Sidewinder X1 che possiedo da circa un anno e due mesi e questa che appunto è la Hornet, la nuova arrivata di casa Artillery. Beh, nettamente più piccolina sicuramente. Caratteristiche principali della Sidewinder X1, oltre ad avere due motori della SZ, che si differenzia appunto dalla Hornet in quanto ha un solo motore della SZ, il fatto che la Sidewinder possiede i motori della SZ in basso, qui invece è stato montato il motore della SZ in alto. Altra particolarità sono i cavi flat caratteristici della Sidewinder X1
che erano anche un pochettino il punto dolente. Oddio, io in realtà in un anno e due mesi non ho mai dovuto sostituire caviflato, non li ho mai bruciati. Basta solamente farci un pochettino di attenzione e non toccarci dentro, non strapparli. Differenza, abbiamo anche il portabobina, che qui è stato posizionato in alto, aveva una posizione fissa, per cui ho dovuto fare questa modifica per poter utilizzare sia le bobine grosse che quelle piccole. Per quanto riguarda la piccola Hornet, hanno deciso di adottare questo tipo di portabobina in basso, e secondo me potrei anche trovarmi bene, secondo me alla fine è un'ottima scelta quello di metterlo in basso, anche perché non va a appesantire l'asse Z, che in questo caso creava delle piccole vibrazioni, ecco perché avevo effettuato questa modifica con dei tiranti posteriori addirittura in acciaio, molto stabili. Qui avevo già stampato alcune piccole modifiche, nella mia Sidewinder X1 come vedete c'è un cassettino portaoggetti stampato in PETG nero, due stampanti con differenze notevoli a livello di dimensioni, piatto molto grosso che è la caratteristica della Sidewinder X1, 31x31 fino a 40 cm di altezza le stampe. Per quanto riguarda invece la piccola Hornet, il piatto è 22 cm x 22 e consente una stampa alta fino a 25 cm. Voglio andare a vedere la particolarità di questo piatto, nel senso che uno dei difetti della Sidewinder X1, ma in generale anche dell'Artillery, soprattutto la nuova X2 anche, è che il piatto, oltre ad essere in alcuni casi concavo o convesso, non riscalda per nulla in maniera omogenea, quindi il centro sarà molto più caldo e ai lati invece il piatto risultava molto freddo. Caratteristica che portava quindi una maggiore difficoltà all'adesione dei pezzi, soprattutto di grosse dimensioni, favorendo quindi il distacco dei pezzi di grossa dimensione, soprattutto utilizzando materiale come il PETG e dando quello che era l'effetto warping, quindi il sollevamento delle parti laterali del pezzo. Notiamo subito la differenza del piatto, in questo caso nella Sidewinder X1 il piatto è un piatto di vetro microforato a cui è incollata sotto la parte elettrica riscaldante, nella Hornet invece si vede chiaramente che c'è un piatto sempre microforato come quello della Genius, quindi recuperato dalla Genius, poggiato su di un piatto di alluminio e sottostante c'è la parte riscaldante, quindi in questo caso è interposto l'alluminio, vediamo un pochettino come si comporta. Un'altra differenza è appunto la pulizia dei cavi, i cavi in questo caso sembrano molto più robusti, hanno fatto questa fascetta nella Hornet che è molto più morbida, invece nella Sidewinder X1 c'è questa guaina di gomma che a lungo andare, facendo questo movimento, soprattutto se non avevate molto agio nella parte posteriore, tendeva a rovinare la guaina e a tagliare i fili. Quindi fate molta attenzione quando utilizzate la Sidewinder X1 a lasciare comunque lo spazio necessario per il movimento del filo in maniera corretta. Esiste anche una modifica che ho stampato per poter tenere in posizione dritta il cavetto evitando quindi la rottura. Questo era per farvi vedere la differenza che c'è tra le due stampanti di casa Artillery. Tengo a precisare che non è un video sponsorizzato, l'Artillery non mi ha assolutamente regalato nulla. A dire la verità li avevo contattati per chiedere uno sconto per l'acquisto della Hornet per poter fare un video dimostrativo. Me l'hanno concesso, ma in realtà ho avuto la fortuna prima di acquistarla che Banggood ha praticamente esposto per una giornata, per due giorni circa, l'Artillery Hornet ad un prezzo fantastico. Deciderò adesso se tenerle entrambe o venderle alla grande, la sorella maggiore. Quasi sicuramente venderò la sorella maggiore. Più che altro perché l'uso che ne faccio io della stampante è un uso da scrivania, quindi voglio una stampante piccola, non ho necessità di stampare pezzi grossi. Alla fine ho notato che il pezzo più grosso che ho stampato in un anno e due mesi era di 20 cm di lunghezza, quindi assolutamente potrei stamparlo anche con l'Artillery Hornet. Per questo motivo appunto valuterò la vendita della mia Artillery Sidewinder, come già comunque molti di voi sanno. Dai, non ci resta che andare ad accendere la Hornet e provarla un pochettino e vedere un pochettino come stampa. Andiamo a posizionarla. Eccola ragazzi, Artillery Hornet posizionata sulla mia scrivania da lavoro. Procediamo con l'accensione e vediamo un pochettino come funziona. Prima accensione, logo Artillery, Marlin. Come vedete subito un display molto leggibile. Non è sicuramente display touchscreen a colori dell'Artillery X1, però devo dire che questo TFT comunque ha il suo perché, è tutto molto leggibile e alla portata di chiunque. Classica rotellina anziché touchscreen della X1 per entrare nel menu. A livello di motion abbiamo poi i vari movimenti degli assi, il bed leveling e altre funzioni.
Temperatura, configurazione, cambio filamento, print for media, in quanto si va a prendere il file da stampare direttamente dalla SD, anzi in realtà una micro SD con adattatore inserita in questo punto. Tutto molto semplice, basta semplicemente pigiare la rotellina e ruotarla per entrare nei vari menu e cambiare le impostazioni. Tutto ben leggibile, temperatura del nozzle, temperatura del piatto, ventola, percentuale di stampa. Non ci resta che provare a stampare, anzi prima procederemo con il livellamento del piatto, i controlli di rito. Faremo la prima stampa di prova, il classico cubetto che sicuramente è presente dentro la micro SD. E poi invece procederemo a stampare magari qualcosa di più interessante in PLA o perché no, magari anche qualcosa in TPU, visto che dovrei avere ancora del filamento TPU da consumare, diciamo. Dai, procediamo. Allora, ragazzi, abbiamo fatto caricare il filamento. Adesso stiamo aspettando che il piatto si riscaldi, arrivi a temperatura e poi lanciamo il cubo di prova. Il piatto ci mette più tempo rispetto all'Artillery Sidewinder X1 a riscaldare, sto notando. Il fatto che ci sia questo piatto di alluminio sotto probabilmente fa impiegare più tempo a riscaldare. Il nozzle invece si riscalda molto velocemente. Ok, ci siamo. Subito l'adesione al piatto. Beh, per ora direi buona. Ho fatto un livellamento veloce, però tutto sommato non so che velocità sta stampando, però stampa veloce. Non ho nemmeno pulito il piatto, a dire la verità, con un panno andrebbe sempre fatto un po' di alcol isopropilico, una pulita veloce prima di stampare. Comunque silenziosa, è molto più rumorosa secondo me la ventola rispetto a quella della Sidewinder X1. Cubo classico finito, direi stampa perfetta, praticamente è venuto identico a quello che avevo stampato con la sorella maggiore Artillery Sidewinder X1. Qui di seguito possiamo vedere alcune stampe di prova effettuate con materiali diversi e più precisamente una stampa in TPU, una stampa in PLA Silk Rainbow, una in PLA Wood sempre Sunlu ed infine una stampa in PLA Arancione. Come potete vedere le stampe sono venute abbastanza bene, a parte qualche problema di ghosting, c'è da dire che però io non ho impostato nulla a livello di slicer, ho lasciato i parametri standard e i profili che ci sono nella Hornet. Tutto quindi risolvibile semplicemente andando ad impostare i parametri corretti sullo slicer. Molto soddisfatto comunque di come stampa questa Artillery, per essere alla piccola di casa Artillery devo dire che sono comunque soddisfatto. Come sempre vi ricordo se vi è piaciuto il video di mettere un like, commentare. E perché no, continuate a seguirmi attivando la campanellina e iscrivendovi al mio canale. Da Motedrone che passione questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!